Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme questa focaccia filante in padella, zucchine e pancetta. Avete presente quei giorni che non sapete cosa cucinare a pranzo o a cena? Oppure non avete tanto tempo a disposizione? Questa focaccia è perfetta perché la possiamo personalizzare a piacere con tutto quello che abbiamo in frigo. Si cuoce in padella e quindi non dobbiamo accendere il forno. Si prepara in un attimo, io ci ho messo 10 minuti, e soprattutto piace sempre a tutti. Quindi iniziamo! Partiamo dall'impasto della focaccia, quindi in una ciotola metto 350 g di farina. Farina 0, farina 00, se volete utilizzare l'integrale magari ne mettete un pizzichetto meno. Poi un cucchiaino di sale, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, e do una mescolata con le mani. A questo punto in 200 ml d'acqua metto un paio di cucchiai di olio extravergine d'oliva. Do giusto una mescolata e verso nella farina. Mescolo con le mani, però insomma se non vi piace andare dentro con le mani in questa prima fase dove l'impasto è molto liquido potete utilizzare una forchetta e impasto fino a quando la farina non è tutta completamente assorbita. Porto tutto sul piano e continuo ad impastare. È un po' come impastare la pizza. Io di solito faccio così, con questa parte del palmo delle mani, tiro l'impasto e lo riavvolgo su se stesso. In questo modo un pochettino il glutine inizia ad allungarsi. Lavoriamo l'impasto per 2-3 minuti, non serve tantissimo. Fino a quando lo vedete omogeneo, deve avere una consistenza così, elastica, che non si appiccica più sulle dita. A questo punto l'impasto lo lascio un pochettino riposare, quindi lo faccio una bella palla, lo arrotondo un po' e per non farlo seccare lo copro con la ciotola con la quale abbiamo impastato. Io lo so che molti di voi quando fanno questi impasti non li lasciano riposare perché vanno di corsa, però dategli 10-15 minuti di riposo perché poi dopo quando andrete a stenderlo sarà tutto molto più semplice. Tanto adesso dobbiamo preparare il ripieno. Per il ripieno ho aperto il frigorifero, ho visto quello che c'era all'interno e ho trovato una zucchina un pochettino moscia, della pancetta vicino alla scadenza, la cipolla, perché la cipolla c'è sempre in frigorifero, quindi facciamo un ripieno proprio con questi ingredienti. Quindi nella padella faccio soffriggere la cipolla. La cipolla la trito a pezzi anche abbastanza grossi, perché mi piace che si senta poi dopo all'interno della focaccia. La cipolla è leggermente dorata, aggiungo la pancetta, una confezione da 100 grammi. Faccio rosolare un attimo. E aggiungo la zucchina tagliata a pezzetti. Questa è bella grande. La taglio prima a metà e poi faccio delle fettine di circa 2-3 mm che impiegano un attimo a cuocere. E lascio cuocere per 4-5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Le zucchine sono pronte, adesso le spengo e le lascio leggermente intiepidire, giusto il tempo di stendere l'impasto. Ritorniamo all'impasto, togliamo la ciotola, lavoriamolo leggermente
Vedete com'è più liscio rispetto a prima? Non si vedono più i grumetti di farina? Ecco, il riposo è servito a qualcosa. Adesso lo divido in due parti. Prendo un foglio di carta forno, lo infarino per bene e stendo la prima parte. Infarino anche sopra. Stendo aiutandomi con un matterello. La carta forno è molto comoda in questo caso perché quando stendo l'impasto la posso girare e in questo modo riesco a fare un bel cerchio che dovrebbe andare preciso in padella, forse. E faccio lo stesso anche con quest'altra metà impasto, quindi questo lo metto da parte. Un altro foglio di carta forno, infarino e stendo. Ho steso tutti e due i dischi. Ora ripieno. Per me la focaccia deve essere filante, quindi provola in abbondanza. Faccio uno strato sotto, poi metto le zucchine e ricopro ancora con provola. Andiamo. E ricopriamo con le zucchine. Come vi dicevo, un altro strato di provola. Allora, intanto facciamo scaldare una bella padella larga col fondo spesso. E ora chiudiamo la nostra focaccia, quindi prendo il secondo disco e lo rovescio sopra. Sigilliamo bene i bordi per evitare che in cottura esca il formaggio fuso. Quindi pressiamo con le dita. Oh, adesso serve l'aiuto da casa perché devo mettere la focaccia in padella. Direte, perché non l'hai fatta direttamente nella padella? Perché secondo me la padella va scaldata un pochettino prima, perché in questo modo la cottura è un po' più omogenea. Marco! Eccomi. Ok. Mo si staccherà? Sì. Ok, dopo questa operazione difficile è tutto in discesa, quindi copriamo col coperchio e facciamo cuocere con la fiamma al minimo per 4 minuti. Se sentite però un po' d'odore di bruciato, controllate. Se mentre sta cuocendo aprite e vedete dell'umidità sul coperchio, asciugatela e lo rimettete. Sono passati 4 minuti, controlliamo. Quindi con una spatola tiriamo su. Vedete se è fatta la crosticina dorata? Giriamo. Momento, brividino. Io faccio scivolare la focaccia sul coperchio. Poi appoggio sopra la pentola e con un colpo secco giro. Copro di nuovo col coperchio e faccio cuocere per altri 3 minuti, sempre controllando. Sono passati 3 minuti, la focaccia sembra cotta bene, spegniamo il fuoco e ora, grazie a Marco che mi ha portato questo bellissimo tagliere, che almeno utilizzo, faccio scivolare qui sopra la focaccia. Guardate che bella crosticina croccante che si è creata. La lascio raffreddare giusto un minutino perché così scotta, poi vediamo se fila. Tagliamo. Provo a fare l'assaggio, sicuramente mi sporco tutta, perché è proprio piena piena. Qualsiasi cosa c'è in frigo, con questa si risolve. Come avete visto ci abbiamo messo 15 minuti a prepararla.
è un ottimo salvagena, vi ho detto la potete farcire con quello che avete nel frigorifero, è un'ottima idea per far mangiare le verdure ai bambini perché le mettete qua dentro in mezzo ai formaggi e agli affettati, nemmeno se ne accorgono. Come vi ho detto, la potete fare con la farina 00, con la farina 0 o con la farina integrale. Se utilizzate la farina integrale mettetene un pochettino meno. Mi raccomando, quando prendete la padella controllate che abbia un bel fondo di cottura, un bel doppio fondo, perché deve cuocersi lentamente e non si deve bruciare. Mettete la fiamma al minimo e controllate ogni tanto. Se sentite un pochettino odore di bruciato, controllate sotto e giratela. Cotta e mangiata è il massimo, però è buona anche fredda, quindi la potete preparare prima per portarla in ufficio, per farci pranzo. Avete gli amichetti dei vostri bimbi a merenda? La potete preparare la mattina. Insomma, è un'ottima soluzione per tante occasioni. Va bene, vi saluto. Spero che questo video possa esservi utile, mi raccomando fatela. Se la fate mandatemi le foto su Facebook e su Instagram, scrivetemi sotto nei commenti come la farcireste, se avete domande e suggerimenti scrivetele sempre nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, mettete un bel like, eh?